L'incontro della delegazione lucana con Silvio Berlusconi sta facendo il giro della rete per un errore commesso da Nicola Becce, consigliere comunale di Potenza, candidato ancora alle prossime amministrative. Becce faceva parte della delegazione di Forza Italia che ha incontrato Silvio Berlusconi e, preso dall'entusiasmo del momento, ha postato sulla sua pagina Facebook un video dell'incontro. Passino le barzellette del presidente, le solite con Berlusconi, il Papa e Obama questa volta. Passino i dialoghi e gli scoop in cui è lo stesso Berlusconi a ribadire che vuole essere invitato in Basilicata. Prima o dopo le elezioni non importa. La cosa che ai dirigenti di Forza Italia non è proprio andata giù è che nel video si sente chiaramente l'attacco alla magistratura, ai giudici questa volta del Tribunale di Sorveglianza di Milano, apostrofati come mafiosi. L'ennesimo, il solito attacco su cui i magistrati di Milano, chiamati ancora una volta in causa, oramai hanno perso il gusto di rispondere e replicare. Becce avrebbe voluto postare solo una foto con Berlusconi ed invece ha fatto il patatrac. Immediata la rimozione del video dalla pagina Facebook richiesta dal coordinatore regionale di Forza Italia, Cosimo Latronico, immediata anche la lettera di scusa che Becce sta scrivendo al presidente Berlusconi. Il video, con la complicità senz'altro di qualcuno, è finito diritto diritto nelle maglie del Fatto Quotidiano, che ne ha salvata una copia e pubblicata sul loro sito. E qui Becce è giù via di scuse, di pentimenti, di maledizioni nei confronti di questo strumento infernale dei social network. Insomma, nella rete non cadono in trappola solo i ragazzini, ma anche i disinnamorati della politica, che in essa però credono ancora.